Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile e siamo rimasti qui l'altra volta e siamo pronti e carichissimi a vedere che cosa ci aspetta. Spero di trovare un follow abbastanza presto perché in realtà, oltre ad esplorare questo posto, so di voler tornare indietro, nell'ultima zona che avevamo visitato, perché abbiamo avuto una chiave che devo trovare anche il modo di utilizzare. E dovrebbe essere una chiave da usare lì, quindi. Ok. Lì c'è un oggetto, quindi è una trappola, quindi di qua. Potrebbe non essere una trappola, però voglio vedere che c'è di qua. Perfetto, vicolo cieco, ma c'è questo. Riparare? Quindi è un incantesimo. Non male. In questo gioco deve essere molto più utile che non in Dark Souls. E quindi possiamo proseguire da quest'altro lato. Nemici per ora. Oh, lui so chi è. Benedizione divina. Siamo pronti ad affrontarlo? Abbiamo l'anello del leone? Sì. Direi che possiamo anche provarci. Chissà che arma ci darà stavolta. Dobbiamo fargli più danno possibile prima che si alzi. Quindi, vai. È una spada. È uguale al tizio che non ho mai battuto in realtà. Ok. È facile. Adesso era molto facile. Lancia lunga. Oh oh oh. Usavo una spada ma avevo una lancia lunga. Quindi, 18 è. Il moveset dovrebbe essere esattamente lo stesso. Vediamola, tanto per curiosità. Uno, due. E questa fa la corsetta con R2. Esattamente. Stesso moveset, però preferisco questa. Almeno finché sarà potenziata. Quella faceva anche danno elettrico. Sì. Ok. Preferisco questa qui. È molto più bella. Vai, cos'è? Grande anima e figlio. Ok. Bel posto, mi sa che dobbiamo entrare là dentro. E non è rassicurante. Muro nero? Ah, e qui continua a essere nero. Scudo. Non vedo il fondo, ok. Per un attimo mi sono spaventato. In effetti non sembra. Piove? Oddio, no, aspetta, da un lato del. Vabbè, Dark Souls. È davvero un bel posto, per quanto sia molto inquietante. Completamente nero. Ah, ancora loro. Ah, mi aspettavo dei nemici diversi. Ok. Salve. Muore. È sicuramente più resistente. Non vorrei essere colpito da una balestra. Andiamo a prenderlo noi. Salve. Tiri fuori la spada. Attacca. Contrattacco. 600. La magia dell'anello del leone. Quanta gente che non ha la più pallida idea di cosa faccia. E invece è un oggetto utilissimo. Allora. Castello di Dranglake. È imponente. È un bel posto. Secondo me ci divertiremo un botto là dentro. Lucertola. No, con la lancia perché? No, no, la. Maledizione. Scapperà, vero? Maledizione, perché con la lancia? Che stupido. Ho tolto la labarda per poter mettere l'armatura. Scelta stupida. Davvero stupida. Dov'è? Qui. Via questa. Avevo l'armatura di Alva. Forse potremmo aspirare pure a qualcosa di meglio. No, 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 no. Ma mi sa che per questo peso è il meglio che abbiamo. Ah, di pochissimo, non possiamo usare questa. Vabbè, non importa. Mi sta bene questa qua. E qui? Scusa, che ci fai tu qui? Salve. This castle is isolated. Ma non penso disabitato. But nonetheless, you must Sì, forge avevo on. intenzione di farlo. To bring an end to your journey and mine. Non mi dire che questa è già la zona finale. Non ci credo. Non parli più? No. Ok, ho capito. Devo proseguire, altrimenti non mi parli più. Mi stai usando? Donna perfida. No, non è vero.
Wow. Mi ricorda tantissimo Castlevania, quando entravi nel castello di Dracula. Quello cos'è? Sono statue di mastodonti. Quelli che abbiamo incontrato alle porte di Farros. Perché i tizi... Oh, statue, certo. Per un attimo. Aspetta, questi qui però sono diversi. Quelli erano più... antichi. Questi sono belli tirati a lucido. Mi fanno paura. Aspettiamoli qua, perché così non abbiamo gli arcieri. Anello del leone. Ah, altro vantaggio assurdo. Sulle scale ci colpiscono raramente perché gli attacchi si fermano a livello del pavimento. E quindi non ci colpiscono perché siamo più sotto. Sì, è un po' un glitch, però a me sta bene. Ecco, abbiamo finito le scale, adesso le prendo mazzate. Vai giù. Ok. Sì, abbiamo anche avuto più anime rispetto a quelli delle porte di Farros. Quindi senza dubbio erano più forti. Adesso, arcieri, anzi, balestrieri, fatevi sotto. Corsa. Ciao. Vieni qui. Vieni tesoro. Tacca. Tocca a me. E qui ancora. Ok. Uno. Due. Lunga. Ho sentito un suono che non so quello che roba è. Raccogli. Guanti da spadaccino reale. E ne arrivano ancora. Attacca. Due. Mio. In definitiva, questo che diavolo è? No, aspetta. Comincio a non capire cosa sta succedendo. Via. Ma quanti ne arrivano? Non sto capendo molto che sta succedendo in questo momento. Wow. Muori. Oh no. Non adesso. Lucrezio, non adesso. Ok. Di lì non è successo niente. Arrivano ancora. Cosa sta succedendo? Non capisco se continueranno ad arrivare all'infinito oppure se devo fare qualcosa per farli smettere. Oh wow. Ma dall'altro lato? C'è niente? Sembrerebbe di no. Quindi cosa si suppone che io faccia? Non arrivano più, grazie al cielo. Qui posso entrare? No, quindi c'è un ingresso dall'altro lato. Altrimenti perché siamo venuti fin qui? E questi continuano. Attacca. Perfetto. Non ci proveremo più. Veloci, prendiamo questo e andiamo via. Spadone reale, ce l'abbiamo già. Via. Muori per favore. Allora, da dove uscite? Da lì. Perfetto, entriamo. No, aspetta. Che cosa? Sono confuso. Dall'ingresso non possiamo entrare, perché è ovviamente bloccato. Da qui non possiamo entrare, perché è bloccato. L'araldo ci ha detto di venire qua, ma noi non possiamo entrare. Prima qui che cosa diavolo è successo? E non mentite, voi non potete uscire. Ho appena visto che lì è bloccato. Da dove arrivate? Questa non fa niente. Quella sbrilluccicava, questa no. E i nemici non ne sono comparsi quando io stavo di là. Perché adesso sì? C'è qualcosa che non mi torna. Seriamente non sto capendo questo luogo. Loro compaiono solamente quando mi allontano? E che cosa dovrei fare? A parte ucciderli all'infinito? Non penso che sia questa la chiave per entrare. Né tantomeno questo è un muro illusorio.
È bello solido. Di corsa. Come arrivi da sfondamento. Io ci ho provato, ma niente. Come funziona questa cosa? Se io non guardo, loro escono? Perché tu brillavi prima? E ora non fai... Eccoli là. Proviamo una cosa. Loro sono vivi e io entro. Senza ucciderli. No. Cosa devo fare? Mi sto perdendo qualcosa di estremamente ovvio? Lì è tutto acceso, va bene. Forse ci vuole una torcia, devo accendere questa? È un'ipotesi. E per rendermi più complicato il fatto, mettono dei nemici che spawnano all'infinito. Qui c'è una cassa che non avevo visto. Sono un idiota. Eh sì, certo. Cerco pure di fare toggle escape per... Aia. L'altro? Non mi ha seguito fin qui? Tanto meglio. Ok, una chiave per favore. Combustione e seme del fuoco. Niente che ci aiuti. Una piromanzia è qualcosa per potenziare il guanto della piromanzia. Quindi, totalmente inutile. Non ho neanche grandi anime, quindi non posso neanche pensare di farmare all'infinito. Proviamo le torce, che devo dire. Qui potevo andare ad accenderle. O magari l'araldo avrà qualcosa di interessante da dirci, visto che noi non possiamo fare niente. Seriamente, che cosa devo fare? Dimmelo, parla. Parla! Adesso ho voglia di ucciderla. Maledizione. Spero di averne abbastanza. 13. Andata. E spero che sia questo, perché altrimenti giuro che non capisco. Ah. Dimmi che si può, dimmi che si può. No. Che fosse un muro illusorio da rompere con la luce. Ah, lui è l'altro tizio. Scemo. Oramai sono disperato. No. Dammi tutto. Grazie. Non capisco. Riproviamo l'entrata principale. Mi sono perso qualcosa. Sai che bello se c'era semplicemente apri e non l'ho visto. No, non c'è niente che possiamo fare qui. Qual è il senso di questo luogo? Sinceramente, non quante volte ho detto che non capisco? Ma è vero. Qui continuano a spuntare e io non so che fare. So che prima ho visto qui un bagliore blu e qualcosa che compariva al di sopra della fiamma, o meglio, del vaso. Ma che cosa voleva significare? E perché adesso non posso fare più niente? Perché non compare più? Che cosa vivo a fare? Qui altri ingressi, niente, solamente nemici che continuano a uscire. Da non si sa dove. Il nostro amico Araldo tace. Quanto tempo è che sto qua? Appena scoprirò come si fa a entrare, sono sicuro che mi darò del demente per il resto della mia vita. Ma finora non vedo grandi possibilità. Sappiamo il balletto. Ingressi in alto, non ne vedo. E anche se ci fossero, non sono Batman e non mi so arrampicare. Meglio ancora Spider-Man. L'unico ingresso o qualcosa che si avvicina è questo qui. Che poi non capisco perché i nemici arrivino solamente se mi allontano da questa ala. Se vado al centro compaiono, se vado a destra compaiono, se resto qui
Nessuno. È un mistero. L'unica cosa che posso pensare di fare è tornarmene indietro al falò, ad esempio, e poi tornare qui e vedere se succede di nuovo qualcosa qua. E magari è quello, ho perso l'occasione per farlo, me ne devo andare. Vediamo un po' se ho un osso del ritorno. 6? Va bene. Prego. Ciao. Che posto strano. Visto che stiamo qui, io direi di tornare dove volevo andare a vedere per la chiave. Perché tanto di là ancora non posso proseguire. Falò che mi ci portino non esistono, perché non ne abbiamo trovati di falò. Dobbiamo ripartire da qui. Sì. Quindi, io volevo andare... Dov'era? Qui giù. Quale falò? Questo qui. Dovrebbe essere più vicino al luogo che penso. Io. E allora, da qui... C'erano dei ragni. Uno. E due, per favore. Ok. C'era una porta chiusa, me lo ricordo bene. Devo capire come arrivarci. Mi pare che lì ci fosse un ingresso. Qui ci dovrebbe essere Ornifex, e non ci interessa per il momento. Oh no, ho sbagliato. Era là dentro. Per favore, muori. Ragno. Ok. Se non sbaglio, di lì dovremmo accedere all'altra area. E qui c'era una porta. Vi ricordate dove sono stato schiacciato? Dalla sabbia? Mi pare che da lì si possa proseguire. Se avessi una chiave. Che abbiamo tutta intenzione di usare. Ah, e poi ho visto che mi avevo anche perso una porta, non so come, nella cattedrale. Quella col ragno che non scendeva. Non ci ho neanche provato ad aprirla, quindi non so se posso. Potevo farlo già prima. L'ho totalmente ignorata. Prendi questo. Pietra oscurante. Buono. Niente ragni? No. Allora, la porta che volevo aprire è di qua. È già sfondata. Perfetto. Questa la potevamo aprire e quell'altra no. Vediamo se cambia qualcosa. No, questa è ancora chiusa. E come la apro? Allora, la chiave che abbiamo preso, cosa dice? Apre la porta della cava pietra lucente. Non specifica niente. Non vorrei che fosse un'altra chiave che devo usare da tutta l'altra parte. Non mi farebbe molto piacere. Qui c'era un basilisco. Esatto. Perfetto. Ragno. Ma sbaglio o loro non posso backstabarli? Finora non ci sono mai riuscito. Droppano pietra prismatica. Mi sento al sicuro. Ah, eccoli. Si vedono da là sopra. E qui... Prima o poi proverò a farmi un giro qua dentro. Ma non adesso. Venite giù. Forza. Dai. Perché si fanno pregare? Vai così. Voilà. Perfetto. Adoro quest'arma. Qui dentro un po' di ragni e quella porta che non ho controllato. Vediamo se riusciamo a ucciderli tutti insieme. Ma sono un grande. Non potevi dirmelo, guarda che sono ancora vivo. Ma in effetti è quello che ha fatto. Qui ce n'è un altro. Uno, due. Deve restare vivo per un pelo, ovvio. Lì c'è un ragno che penso che scenderà giù quando cercherò di avvicinarmi alla porta. Apri. Eccola qui. Quindi anche volendo non avrei potuto aprirla prima. Altri ragni. Mi inquieta lui che non scende. Oh, finalmente. Almeno non l'avremo alle spalle più avanti. Quindi, cosa nasconde questa porta? A parte mille altri ragni.
Ovviamente mi avvicino qua e loro escono. Usato. No, sul serio. Allora, solo uno? Sembra strano. Ah, eccolo. Gli altri in ritardo. Wow, wow, wow. Era l'avanguardia. R2. Divertente, ma non molto utile. Wow. Bevi. Lucrezio, bevi. Esci da qui. Esci da qui. Devo affrontarli in un luogo dove la danza mi favorisce. Cioè, un luogo stretto. Cioè, devo stare zitto e attaccare. Quanti ne escono ancora? Tanti. Ok. Ci siamo? Posso andare? Grazie. Spezza corazza? 3, 2, 1. No, spadone mastodontico, avevamo anche questo. Strano che i ragni droppino armi come se non ci fosse un domani. E qui, una cassa. Sarà una cassa importante. Sarà un mimic? No. Trappola non penso. No. Bene. Spadone nero o pala di fuoco e seme di fuoco. Wow. Spada da cavaliere nero. Vediamola immediatamente. Posso dire la alabarda? Dov'è? Non è questo? Esattamente. Ah, non ho guardato lo scaling, pirla. CC, una quality weapon. Anche questa fa danno da fuoco. Non è male. 1, 2. Ci sono ancora gli uppercut. Ti prego, dimmi di sì. No, affondo. Peccato. Hanno lasciato le armi vecchie, ma hanno perso il loro moveset. Adesso è simile alle altre spade grandi. Però non male, davvero non male. Qui avevamo la alabarda. Andata. Quindi questa chiave, abbiamo fatto solo questo. E gli resta una porta chiusa, che non so come aprire. Ma soprattutto, c'è un luogo in cui ovviamente dobbiamo andare, ma in cui non so come accedere. E facciamo la prova. Ok, mi danneggiano poco alla volta. Solo se mi muovo però. Se resto fermo non fanno niente. Carino. Non so se rompano anche l'equipaggiamento. Avrebbe senso. A questo punto torniamo al falò. Anzi, un'ultima cosa possiamo fare, visto che siamo qui. Andiamo da Ornifex. Vediamo se abbiamo un po' di cose da potenziare. O magari anche da scambiare, visto che abbiamo battuto il boss della zona. Non era qui. Era dall'altra parte del gorgo. Sì, qui dovevo fare il salto. Ale, certo. Riprova. Ok. Da qui, perfetto. Hey, hello. Basilisco. Aiuto. Perfetto. Nessun altro? Oh, voi sì. La porta resta. No, volevo la porta. Salve. No. Ok, si è rotto. Ah, c'è una barriera invisibile alla porta, perfetto. Ripara, non penso di averne bisogno. Rinforza, scambia. Sì, c'è roba nuova. Questa. Seta di ragno. È una spada da fondo? Ah, qui possiamo scegliere due armi. Una spada curva o una spada da fondo. Scala S da destrezza. Spada curva. Spada da fondo. Questa pesa nulla. 0.5. Wow. E questa 2. Proprietà speciali. Riduzione di movimento. A chi? E penetra gli scudi. Questa non è male, eh. Devo scegliere. Ok, rallenta i movimenti degli altri. Non mi dispiace questa. La lancia di Orsay la facciamo? E B? Ah sì, per la fede non l'ho fatta. Questa troppa forza, non ci arriveremo mai. Questa potremmo prendere. E facciamolo. E tra queste due, direi che vada per questa qui.
Spada curva mi sembra più utile in combattimento. Tanto per il trofeo, se riuscirò mai a prenderlo. Prendiamo anche queste altre, perché tanto. Negli Game Plus posso prendere le altre. Ci siamo. Nient'altro da fare con... Parliamo. E invece, se volessi acquistare qualcosa, non mi ricordo, lei vendeva la Murakumo. La voglio. 20-20. Mi piace molto. Prendo. Partisan, la madoppia ce l'abbiamo, arco composito. I materiali invece? Non ne vende. Ah, non vende materiali. Strano fabbro. Rinforza arma. Abbiamo solamente... Ah, questi frammenti grandi, ok, ok. Per questa qui avevo bisogno di pezzi. Che ancora però stiamo cercando. Lancia lunga. Titanite scintillante per potenziare questa. Quindi meglio la mia. Che altro? Dovrei pensare di potenziare la Zweihänder. Questa si potenzia anche con osso di drago. Quindi direi no. Che non abbiamo niente da potenziare in questo momento. No, no, proprio no. E allora, torniamo al falò. E poi la prossima volta vedremo di tornare in quel luogo strano per vedere se riusciamo a fare succedere qualcosa. Speriamo. Per il momento, ci salutiamo qui. La prossima volta riprenderemo direttamente dove avevamo lasciato, anzi, dove abbiamo cominciato questo stesso episodio. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!